La disciplina del Taekwondo sbarca nel centro Abruzzo grazie alla società Olympic Club di Introdacqua. Da diversi anni coordina le attività Milcare Tollis, maestro Terzo Dan, che ha a disposizione un gruppo di una ventina di ragazzi vogliosi di migliorare le tecniche di quest'arte marziale coreana divenuta sport olimpico dal 2000. Gli atleti dell'Olympic Club si sono fatti conoscere al pubblico lo scorso sabato a Prato La Peligna partecipando all'evento Più Sport, Più Divertimento, Più Vita. Ci ha dato la possibilità di far vedere questa disciplina coreana relativamente nuova per farla vedere a voi. Grazie. Vogliamo ringraziare l'associazione che ci ha invitato per questa manifestazione. Sono venuto con la mia palestra, quindi con i miei ragazzi, per rappresentare il Taekwondo in maniera da far vedere cos'è questa specialità del Taekwondo relativamente magari paragonata al karate, che è leggermente differente, magari forse più dinamica. Sul tatami sistemato in Piazza Madonna della Libera, i ragazzi del Taekwondo si sono esibiti mostrando quanto appreso negli anni. A suscitare particolare interesse sono stati Joelle e Marzio Tollis, cinture nere dallo scorso mese di marzo, che alla manifestazione di Prato La Peligna hanno ripetuto la forma dell'esame sostenuta davanti ai rappresentanti federali abruzzesi. L'Olympic Club di Introdacqua vanta risultati importanti in campo nazionale, i più recenti la medaglia d'oro di Joel Tollis e quella d'argento di Sofia Olivieri all'edizione del 2019 del torneo Kim e Liu svoltosi al Foro Italico di Roma, che ha fatto registrare ottime prestazioni anche da parte di Alessandra Agostinelli, Simone Serafini, Riccardo Salce, Paolo e Luca Olivieri. Per quanto riguarda gli altri risultati ottenuti da un anno a questa parte, vanno evidenziati la medaglia d'oro di Joel Tollis e l'accesso ai quarti di finale di Alessandra Agostinelli nell'edizione del 2018 del Kim e Liu e nello scorso mese di maggio l'oro di Joel Tollis e il bronzo di Marzio Tollis al Lazio Combat 2019, campionato interregionale di combattimento a Cisterna di Latina, che ha visto inoltre Alessandra Agostinelli arrivare sino alle semifinali. Gli obiettivi sono quelli di farci conoscere in maniera più capillare sul nostro territorio, sulla nostra valle, e più che altro anche far conoscere i benefici dello sport unito all'attività fisica, al divertimento e allo stare insieme. Questo è il nostro obiettivo, il mio obiettivo primario, per far conoscere nel nostro paese questa attività.